Per favore, consigliere Abate, lei ha facoltà di intervenire, prego. Allora, intanto preliminarmente avevo chiesto ieri, vista la mia posizione qui, che il pannello alle mie spalle, che è bianco su bianco, crea problemi ovviamente nella luce, di essere oscurato così come l'altro, perché poi c'è un problema di rifrazione della luce. Ma al di là di... Vabbè, meglio così, al di là di questo aspetto. Allora, cortesemente dovete decidere, Rondinelli e altri, mi pare di... Azzaro, o dentro o fuori, perché qui non è il bar. Per favore, consigliere Abate, si attenga a illustrare, allora, il suo intervento. Allora, intanto, in riferimento alle comunicazioni fatte. Sì, intanto una... Consigliere Abate. Benissimo. Va bene. Sì, però io avevo chiesto poi alle mie spalle il pannello bianco su bianco. Vabbè. Ci sono cose, diciamo, più importanti di questa. Allora, intanto c'è da dire che così come è stato sottolineato da lei, Presidente, che non si possono scattare fotografie, mi domando come mai persone, il consigliere Luca Contrario, si permetta di diffondere gli statini di ma non c'entra col online, consiglio, per favore, consigliere Abate. Quale sto consigliere Abate denuncia, no, sì, perché faccia quello che deve, ma si attenga al consiglio, per favore, dai. Bisogna di, perché se contrario di maggioranza dice un Dio. Ma non è così. Ma andiamo avanti. Intanto stamattina una convocazione irrituale dell'ufficio di presidenza, alle 9:10 mi arriva la telefonata, alle 9:30 l'ufficio di presidenza, coincidente con gli inizi dei lavori del Consiglio Comunale, per cui uno dovrebbe avere evidentemente il dono dell'ubiquità e stare contemporaneamente in Consiglio Comunale, ammesso che finisca il malvezzo di iniziare in ritardo, con i lavori dell'ufficio di presidenza. Ma al di là di questo, io avevo presentato delle interrogazioni su argomenti di assoluta importanza, vedi il caso di Via Lama, la pericolosità della strada, avevo chiesto un intervento dei vigili urbani, mi è stata data risposta scritta. Mi domando per quale motivo questi argomenti, che attengono alla vita, alla sicurezza dei cittadini, non siano stati meritevoli di essere trattati qui in questa sede di Question Time. E stessa cosa dicasi per altre situazioni di sicurezza in Piazza Sicilia, la zona dell'ex bocciodromo, dove ci sono gli abusivi e devono essere sbattuti fuori. Per quale motivo questo argomento non lo trattate? C'è qualcuno che ha paura? L'area dell'ex bocciodromo c'è piena di abusivi, c'è un capannone, c'è una struttura dove si vendono sostanze alimentari e quant'altro. Perché non si interviene? Fa paura? Fa paura? Consigliere Abate. Lo avete dichiarato anche voi nella risposta, che lì non c'è nessuna concessione. Consigliere Abate. Ma Presidente, sta trattando argomenti che non sono... No, Presidente, e sto dicendo per quale motivo le mie interrogazioni non vengono accolte. Ma credo, vorrei capirlo. Ma lei forse è arrivato con qualche minuto di ritardo, forse non lo so, era impegnato. Io voglio mettere becco, però è stato risposto a questo suo quesito. Le volevo però puntualizzare una cosa, consigliere Abate, sempre in riferimento a quella premessa che ho fatto all'inizio, che tra l'altro, consigliere, rimane la stessa, perché il regolamento è scritto. L'articolo 13 al comma 7 prevede che il Presidente del Consiglio possa convocare la conferenza dei capigruppo ad horas, anche sospendendo i lavori del Consiglio. Quindi, per favore, ma in casi eccezionali, non lo casi dice proprio... no,
premesso che era un caso eccezionale, se lei avesse partecipato a quest'ora sarebbe anche più informato. Ma va bene, io capisco tutto e non posso limitare la libertà di ciascuno, però non mi dica che non viene rispettato il regolamento, perché dico, così non è. È stata una convocazione quantomeno ad horas. Ad horas. Addirittura con un'ora di anticipo, neanche ad horas. Se vogliamo interpretare il termine ad horas come un'ora, l'abbiamo anche rispettata. Consigliere Abbà. Alle 9:05. Per favore. E la telefonata alle 9:10. Alle 8:10. Quindi alle 8:10 più di un'ora prima. Alle 8:10 stavo sotto la doccia, quindi non mi era mai arrivato. Consigliere Abbà, per favore. Ora, al di là delle battute. Concluda l'intervento, allora attinente però le dichiarazioni. Che certi argomenti di vitale importanza, come la sicurezza di Via Lama, lì si rischia il morto, credetemi, si rischia il morto, perché è una strada a transito pericolosissimo, veloce. Allora certi argomenti, lasciamo perdere le beghe politiche, ma parliamo di argomenti attinenti alla sicurezza. Ci sono persone che hanno terrore di uscire di casa da lì, per non essere travolti dalle auto. Consigliere Abbate, sta trattando un argomento che non è previsto. Grazie.